Davanti alla chiesa di San Luigi dei Francesi, sull'omonima piazza, si affaccia un palazzo dall'austera facciata. Si tratta di Palazzo Patrizi, la cui sobria ma elegante architettura è stata attribuita, seppure con qualche incertezza, ad uno dei grandi nomi del Seicento romano, Carlo Maderno. I cortili di questa aristocratica residenza sono due. Il primo, più piccolo, si apre sul lato destro del lungo androne e presenta un portico sorretto da coppie di colonne doriche, sormontato da una bella loggia, anch'essa su colonnine abbinate. In fondo all'androne c'è poi un altro cortile, più ampio, con al centro un antico sarcofago romano adattato a fontana, secondo un uso frequente nella città eterna. Assieme a capolavori da scoprire, entriamo in uno dei palazzi aristocratici di Roma, Palazzo Patrizi Montoro. Siamo felici, io e la mia famiglia, di poter aprire le porte di casa nostra. Ecco, questo è l'ingresso del baldacchino. Il baldacchino era proprio un trono allestito per poter ricevere il Papa. Questo perché le famiglie romane, i marchesi di Baldacchino di nobiltà nera, avevano il privilegio di poter ospitare il Papa. Veniva allestito proprio un trono davanti allo stemma che veniva girato soltanto in occasione delle visite papali. Ecco, vedete, adesso facciamo una panoramica dell'infilata di saloni del palazzo. Quasi tutte le sale sono affrescate dal Vanni. Il Vanni è stato uno dei grandi pittori che ha fatto parte delle committenze della famiglia Patrizi. Qui c'è una cappella di famiglia dove ancora vengono celebrate spesso le messe. È curioso raccontare come effettivamente il grande mecenate di casa Patrizi è stato Costanzo Patrizi, che più o meno nel 500 aveva collezionato una tale quantità di quadri che dovette far costruire un palazzo a Piazza Mattei, che ancora oggi c'è, dove lui raccolse tutti questi quadri e fece affrescare completamente il palazzo da Guercino, appunto, da Cavalier d'Arpino e da altri. Fu un'impresa talmente monumentale che si trovò costretto a cedere il palazzo alla famiglia Costaguti, che ancora oggi è proprietaria. E quindi più tardi venne acquisito questo palazzo di Piazza San Luigi dei Francesi, che era di proprietà della famiglia Aldobrandini. Ecco, vediamo ancora una delle inquadrature, una fuga di saloni, che ci porta fino alla famosa Sala dell'Amazzone, una scultura marmorea di notevole interesse e di pregio artistico, e che ci porta proprio nel salone da ballo del palazzo, dove abbiamo allestito la mostra sul Guercino, che si è potuta organizzare proprio grazie all'iniziativa e al supporto di Telecom Progetto Italia. Ecco, questi sono i quadri in esposizione, c'è il San Francesco, il San Girolamo e la Vergine Addolorata.